Benvenuti ragazzi qui a Wet Wet Simone Pacello, una crisi d'identità. Ok, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo. E rido e piango, e perché piango? Piango perché sono venuto a conoscenza di Riccanza. Niente sushi o you can eat, c'è Riccanza su MTV. Per chi non lo sapesse, meglio così. In pratica è un nuovo programma becero, malvagio, cattivo, nolente, dolente, brutto, trash. E trash è la parola che ci interessa perché noi adoriamo il trash. In pratica, c'è già che il titolo si chiama hashtag Riccanza. Vabbè che vabbè però, e tagli di tacco, tagli di punta come buona sola assunta. In pratica la morale di questo programma è ricco è meglio. Quindi oggi andremo a conoscere insieme i personaggi protagonisti di questa fantastica storia. E mi raccomando, supportiamo questo video con tanti like e commentando con c'ho le crisi di Riccanza. Madonna mia, c'ho le bozze, ho fatto shopping. Madonna mia, il primo personaggio che andremo ad analizzare è un certo Tommaso. Oddio, un cagnolino, che bello! Che bello il cagnolino, dicevo, il cagnolino. Madonna. Sono Tommaso Zorz, 21 anni. Zorz? Che cognome è? Anno dopo i miei studi a Londra. Perché sei tornato, molti si domandano. Mi qua per sviluppare un paio di progetti. Un paio, giusto due, ne ha altri no? A Londra ho studiato business and management. Business management? A Londra anche l'inglese hai studiato, poi lo mangiavi tutto. Non mi mantengo io da solo. C'è qualcuno da dietro, dall'alto che ti mantiene. Dall'alto? Non ci credo, l'ha detto davvero, non ci credo. Ecco io adesso. Ma voglio che sia così, perché mi sono appena laureato, quindi per ora poco. Per ora è giusto che tu faccia il mantenuto come si deve. Anni, 3-4 anni. A 25 uno inizia a fare cose. A fare cosa? A fare cosa è la vera domanda. Io da grande vorrei... Potrei fare il bambino. Le porte aperte, poi in realtà trovare quello che ti piace non è facilissimo. Ecco, è arrivato, principe, è arrivato. Io non lo so, non lo so. A me fa proprio male fisico, davvero, sentir parlare in questo modo la gente. Andando avanti, il secondo protagonista è Nicolò. Eccolo, in una spa, da solo. Sono Niccolò Ferrari. Sono Niccolò Ferrari. Mi piacerebbe diventare politologo. Politologo? Che cos'è un politologo? Vediamo cos'è un politologo. Cultore di politologia. Che cazzo è la politologia? Come Howard è anche un canale di informazione, andiamo a cercare la politologia. È lo studio dei sistemi politici nei loro meccanismi istituzionali. Niccolò, c'è proprio la faccia del pomodoro, sai? Insieme a mio padre, per lui scienze politiche... scienze delle merendine. Io non lo so, la scienza delle merendine, hashtag. Passione viaggiare. La seconda passione che ho è alzarsi la maglietta davanti agli specchi. Sono le ragazze. È la figa. Mi piace. Ti pareva, ti pare chiunque, l'italiano medio, ormai riesco a vedere ciò che dicono. Il baciamano. Lui che comunque compra delle escort per far vedere che è pieno di donne, così la clip funziona realmente. Attualmente ho i miei 23 anni. Dimostrati benissimo. Da grande mi piacerebbe realizzarmi per conto mio. Da solo voglio realizzarmi in maniera autonoma. Voglio essere il più grande me stesso di sempre. La richiesta d'amicizia su Facebook. Quindi è un rapporto un po' particolare il suo. È sempre per... Io non me l'aspettavo. Davvero, io sto vedendo i video per la prima volta con voi, ma non me l'aspettavo fosse davvero così. Abbiamo visto i protagonisti maschili, cioè almeno il secondo. È giusto però che adesso andiamo anche a investigare, a conoscere quelli che sono i protagonisti femminili. E a tal proposito adesso andremo a conoscere Anne e Christelle, che non sono due vagliasse napoletane. Tutti che iniziano Anna, nelle spa. Ho 19 anni. Auguri. Sono Chris Elisabel, ho 25 anni. Portati come Niccolò di prima. Abito a Verona, a Milano, e posso decidere quando andare in vacanza. Capito, posso... quando uno è disoccupato è sempre in vacanza. E ho la strada più spianata del mio culo. Ho il mio autista privato. Per l'amor di Dio, mica poteva avere una patente la piccola Anna. Il mio autista, quando non ho voglia di perdere troppo tempo, io mi ammazzo. Utilizzo un elicottero. L'elicottero, ma cosa? Ma chi c'ha l'elicottero? Nella vita ho sempre frequentato persone di un certo livello. Ma chi di un certo livello? Che le persone più grandi e più importanti che tu potrai mai conoscere è il panettiere, sta ammassando a me. L'ultimo personaggio di oggi, almeno per oggi, che andremo a conoscere è Farid. Che già il nome Farid. Scusa. Anche lui non ha sparo. Tutti sotto la doccia iniziano questi servizi. Ci avete fatto caso? Sono di Bologna. Ciao. Origini persiane.
Lì fa la persiana, viene abbassato la notte e alzato la mattina. Ho trovato la mia realtà e ho deciso che sarà la città in cui molto probabilmente spenderò. Tutti là vivono incredibile, non lo so, io non lo so, nessuno che è di Napoli, di Caltanissetta. Le amicizie bellissime. Che belle. Ci sono la famiglia che mi sono scelto qua. Lui l'ha scelta qui, la famiglia è stata io, lui è mio padre, lei è mia madre. Che non sia la mia città natale. È solo quella di Pasqua. Io sono un animatore, sono un animale. Io sono un animale, sono un animale, io vado lì e sfascio tutto. Interpersonali, il mio vero ruolo è quello di far divertire le persone. Quindi non si imbarigona. La mia vera natura è quella, ovviamente quella è il mio più grande sogno. Però nella vita non si sa mai cosa ti può succedere. Metti caso domani diventi povero. Mi piace tanto coccolarmi. Da solo ci mette lì, si fa i grattini dietro la testa sulle braccia. Madonna mia ragazzi, madonna mia, madonna mia. Ma io mica pensavo che fosse così sto programma. Pensavo che era tutto un po' più carino, un po' più meticoloso. Che cazzo vuol dire meticoloso? Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri episodi di Riccanza. Inutile dire che la serie sul boss delle cerimonie non andrà più avanti per ovvi motivi. E di questo mi dispiace tantissimo, ma non ero a conoscenza. Quindi mi raccomando, supportate questo video con tanti like e commentando con "C'ho le crisi di Riccanza". E ci vediamo molto presto. E ciao.